adesso il tempo migliore assoluto è stato quello di Elena Lapidelli con 16.028. Vediamo se Melissa riuscirà a scendere sotto i 16 secondi. Vediamo che si lancia, esce veloce dalla curva, passa al traguardo, il cronometro è partito, speriamo che si fermi quando passerà. Ecco Sofia all'ultima curva, vediamo il tempo, 13, 14, 15, 16, 173. Il primo tempo che segnava tra le segno fermi, 16.573. Intanto in pista abbiamo Giulia Corsini dell'R3 Crawler Team. Eccola che passa sul traguardo, fa partire il traguardo. Giulia Corsini. Vediamola all'ultima curva, gira un po' lontano dalla corda, vediamo sul tempo, 15, 16, 651. 16 e 651. Esiste il tempo di sorpresa Donny. Alessia Lorini, City Club Cassano. Vediamo il tempo da battere di 16.173, 16.643, non ci riesce, rimane a comando Sofia Saroni, adesso Irene Granelli, che ha una sola opportunità. Ecco Irene al passaggio sul traguardo. Molto forte regolarmente, molto bene, molto vicina alla corda, sfrutta bene tutta la pista, eccola all'ultima curva. Siamo all'arrivo, 14, 15, 16, 214. Per 4 centesimi il tempo di Sofia Saroni e abbiamo Rebecca Malagussa. Rebecca Malagussa veloce, attenzione, il tempo di Sofia Saroni rischia, 15, 16 e 207, per 4 centesimi non ce la fa, 16 e 207, e manca allora Rebecca, eccola qua, Rebecca Malagussa che è dentro, ultimo tentativo. Se riuscirà Rebecca Malagussa, molto forte regolarmente, l'abbiamo vista nelle gare di oggi, molto attenta, molto veloce. Vediamo il suo tempo,
12, 13, 14, 15.